Ma la fanno per te la musica? No. Perché era un po' di suspense. Una bestia. Ok ragazzi, ci siamo. Oggi è match day, siamo giunti al momento del match, della difesa del titolo mondiale del fratello Mattia Faraoni. Il fatto di non aver dormito niente stanotte mi fa stare un po' meno teso in questo momento, quindi spero di continuare a gestire la tensione, perché pare come se devo combattere io ogni volta. Detto questo ragazzi, andiamo da Mattia che ci sta aspettando e vediamo un attimino come sta lui. L'ho appena sentito poco fa, l'ho sentito carico, quindi dai. Mai c'è. Le serve qualcosa? Ma che serve un po'? Bravo. Basta che non butti tutto il repertorio. No, 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 parto morbido. Alla prima. Io faccio tutto il repertorio. Parto morbido. Magari... Comunque quello pensa sempre sta fuori casa. Magari dice provo tutto per tutto la prima ripresa. Te però non te fa mai trovare, non hai visto, giri, te ne vai. Non la fa fare quel gioco se dovesse esserci. Perché te parte subito duro addosso. C'è sempre il tempo tuo. Morbido. Mandi a volo. Come guanti. Sì. Tanto è forte tuo e quello dei gambe. Tu pensa sempre, no lui, tu che tireresti a uno che sta lontano? Prima cosa che ti viene le gambe che arrivano prima, no? Gamba lo sì, magari ma lo vedi, si muove sulle gambe, azzoppamogli la gamba. Può fare ancora di più con te, secondo me. Proviamola a fare qua, tanto botta secca. Lo picca e picca. Poi riprovaci pure, più là. Certo. Ma poi io vedo pure se, se vedi che gliele blocco le dirà con meno impeto. Avversario di Mattia, nonostante abbia 36 anni, io sono sicuro che oggi è venuto a farsi il match della vita, perché viene con all'angolo una figura importante, si chiama José Reyes, che è il direttore tecnico della nazionale del Portogallo, della kickboxing. Io ho conosciuto, c'era tutti gli atleti validi, quindi non porta gente così lui, se viene perché è sicuro delle sue potenzialità. Quindi tocca stare in campana. Sì, concentrati e da veramente tutto stasera. Dai. Ciao. Ieri grande vittoria. Collega. Sono proprio contento. Sono proprio contento. Grazie. E com'è stata l'esperienza dell'esordio? Bellissima. Più bella di quanto immaginassi. Tosto, tostissima. L'avversario era bella dura. Ok, adesso stiamo andando a recuperare un paio di ragazzi che vi faccio vedere, che assisteranno alla serata e supporteranno. Dai. Non è già c'ho il mal di testa, ragazzi. Bella regà, bello, piacere, comune. Roma? Ma che hai fatto? Che dice? Io sono partito da Roma personalmente, carico, regà, ci si tifa il grande Mattia, speriamo bene, dai, speriamo dai. Bene, siamo tutti molto... Quando vai? Invece io, vado io, invece io non vai. Sono venuto da Roma, però più o meno la distanza è quella da Cesena. Naturalmente per sostenere Mattia. Voi che guardate, dove siete? Dovete venire qua, cazzo. Dai, il campione italiano. C'è stato un sold out molto affrettato, come al solito, come è giusto che sia. Però insomma spero che da casa, sia su DAZN che qui su YouTube, appunto, esatto. saranno supportando. Qui abbiamo il super. Io sono venuto qua perché devo imparare anch'io il box. Giusto? Perché devo prendere dei consigli che poi userò più avanti nei miei match. Okay. Quindi ragazzi, seguite l'incontro, perché secondo me sarà una cosa incredibile. Fammi un po' di vuoto però. Pa. Come stai? Tutto bene, tu? Grande, tutto a posto. Oh, davvero, sei ancora più grosso, è una cosa incredibile. Guarda, giocano un po' i coglioni che non combattono. Mi dispiace, purtroppo... Mi sono quadrante, mi è esploso il muscolo dell'avambraccio, si è diviso a metà, c'è un po' di sangue. Mattia ha fatto uno scalto ulteriore, quindi siamo a un livello più alto rispetto al match con Joyner. Quindi la preparazione è stata superiore rispetto al match scorso. E poi lo dimostra anche il fatto che Mattia da oggi è molto sereno.
ride, scherza, tranquillo, concentrato sì, ma sa di aver fatto tutto, quindi... Ha fatto tutti i compiti che bisognava fare? Tutti. Ai test è andato anche meglio? Molto meglio, quindi... No, no. Quindi... Poi i test parlano chiaro, non è che sono opinioni, diciamo. Ma diciamo il test ufficiale, diciamo, è il match. Vabbè, certo, e oggi certo. Lo vedremo bello in forma. Siamo live sul canale di DAZN, quindi mi raccomando, collegatevi tutti. Dai, Dammela sempre. Che zuccherina, veloce, non ti appesantisce. È capitato che l'hanno fatta. Calcio, no, ma non è tocca stare attenti perché questo potrebbe finire per KO. Se c'è un KO non fanno pausa, ma ti vanno subito avanti con l'altro. Non te danno 10 minuti. Infatti lo sai mo che fa? Metti la crema sotto e mettiamo l'olio sopra sulle cosce. Poi usiamo un'altra asciugamano perché se mi mettete nell'occhio devo perdere. T'abbandono perché c'è questo bandama al film. Questo bravo. Se mi zoppa mi tocca ingaggiare una scalzottata solo braccia all'artridena. Come ricominci a sentire. Ricominci a sentire direi subito. Cioè non ci pensavamo troppo. Mattia, sarò sponsor suoi. Prima ripresa Matti. Tanto tranquilli proprio. Lo vedo se parte, morbido. È la più importante proprio, come proseguo per realtà. Sì. Tempi perfetti proprio. Così fa le cose piano piano. Comunque stavamo a dire che al di là che tanto faccio il match mio. Lui in attacco va bene. Quando è attaccato di braccia va un pochino. Cioè non è uno che incrocia o sposta. Vedi, all'inizio capisci pure, sì, quei colpi. Sì. Tanto va metti dall'angolo. Tanto c'è jab e sbarramento. Sì, considera, c'è pure sotto. Perché lui quando va, ho visto sulla difensiva, alza una cifra le mani e poi proprio. Quindi pensa, ma sì, tanto lo vedi. Sì. No, ma pure in attacco sulla difesa sua che fa così e spara sta ginocchiata, lui quello. La sicurezza sua è quella, la gamba avanti. E lo fa pure a corto. Sì. O prima mi sono rivisto bene il match. Poi chiamatemi le magari cose senza. Anche certo, se per certo. Il stesso braccio, magari. Sì, però singolo così. Adesso lo tiriamo fuori al verdetto. Banner in onore di Lorenzo. Ci siamo. Tra meno di due ore combatteremo. Parlo al plurale perché ovviamente quando combatte Mattia è peggio se combattessi io. Siamo qui, sono attimi interminabili e solo chi ha parenti, amici mi può veramente capire e siamo lì, stringiamo i denti e ci viviamo proprio questi momenti che sono veramente, veramente duri perché il tempo non passa mai e io non vedo l'ora che finisca il match e che si tolga proprio questo strazio perché per me è uno strazio. È così, infatti quando combatto io lo ripeto sempre, per me è una gioia, una passione, proprio non c'è un peso. Invece quando combatte Mattia è una sofferenza, un'agonia che parte da due settimane prima o tre settimane prima, mi si chiude proprio lo stomaco e purtroppo è inevitabile e affrontiamo pure questa, sempre. Us. Braccio a destra per gancio di diretto. Quindi ancora rispondi il braccio. Quando prendi i diretti, poi se scompone infili sul fegato. Così mi dico, no. Guarda un po' di medico, sopra. No, guarda un po' di punta così. Pure un po' sopra, no? Anzi, dare testa. Adesso lo facciamo. Animale. Un animale? Sì, ma infatti secondo me finisce. Sì, Non mi sono visti. Calci sulle gambe, di pazzoni. Accettate sulle gambe. Il riscaldamento è praticamente finito, il match sta per iniziare, e c'è tanta tensione, speriamo per il meglio. Come vedete la faccia è cambiata. E niente.
cuore a mille e andiamo a fare l'azione, raga, dai. Sta rilassato, tranquillo, devo partire morbido. A divertirmi. Gli fa alzare le mani ancora di più, poi sotto, perché sta proprio così. Tu c'ha paura di ghiacci in faccia. Che un po' è un atleta mobile, lui si è trovato male. Perché lui si trova bene con quelli uno davanti all'altro a scazzottare. Certo, è un tipico classicone. Dopo il destro tiri uno, due, sempre via. Via di là. Poi sono pure belle la pensa come in Olanda. Tanto lo stile che quello c'ha lui è olandese che sta là. Come tiravi con quelli? Io non ci intanto muoio. Come ho fatto con Johnny? L'importante è la prima ripresa, anche tanto c'hai 5 round. Ma la fanno partire la musica? No. Perché era un po' di suspense. Bella bestia. A destra, Matti, verso destra. Tieni dritto, leva là. Leva dai corpi. Levati. Bravo Matti, se tu fai questo, guardalo sempre. Pure il diretto di sbarramento, Matti. Dai che sta a prendere le misure bene. Matti, il jab. 30 Pente. Secondi. 30 secondi. Continua così, va bene, misure. Buono. Bravo. Va bene, Matti. Matti, Matti. Sempre lucido e mobile. Ricordo. Bravo. Lucido. Calmo. Matti, più calmo adesso. Sì, i jab li prende tutti, Mattia. Attenti ai low kick, perché sulla lunga sono pericolosi. Sì. Non serve. Va bene. Deve stare tranquillo che sta a vincere. Capito, lucido e mobile. Jab. Recupera Matti, cazzotti, Matti, gira, Matti, stai recupero. Tieni, bravo. Matti, non te lasciare di testa. Matti, è stanco pure lui. Duro, Matti, è stanco pure lui. Dai, che ha recuperato, Matti. Dai, Matti, che te sei ripreso, Sulle mani però, Matti! Sulle mani! Sulle mani e gira! Sulle mani! Bravo Mattia! Sei un po' rallentato! Sulle mani e gira, Mattia! Sulle mani e gira, lucido! Sulle mani e gira! Mattia, muoviti sempre! Sesto braccio! Trovati da lì! Dai. Muovi le gambe, anticipa! Bravo! Oh. Matti, finisci sta ripresa! Lega! Buono Mattia! Medio sul fegato ancora, Matti! C'è medio! Eccolo! Matti, le gambe, muovile sempre le gambe, non sta aspettando. Gambe, dai, fastidio! 30 secondi.
30 secondi, sinistro! Sinistro dritto! Meglio sinistro, Mattia! Ok, questo, eh! Distanza sulle gambe! Ho la ripresa! Vedi, bravo, jab, muoviti sulle gambe! Gente, testa bassa! Muoviti sulle gambe, bravo! Vai! Bravissimo! Buono! Va male, vale! Non ti buttare! Non ti buttare! Rimani lì! Francesco, sta tranquillo! Muovili sempre! Ancora, sulle mani, muovi le gambe sulle mani! Sì! Muovi le gambe sulle mani! Il stesso braccio! Stesso muovi braccio. Sempre le gambe sulle mani! Sinistro, stesso braccio! Sulle mani! Bravo, dai, dai, senso! Ce l'ha già, vai! Bello! Bello, bello, Mattia! Sulle mani! 30, 30! Dai, Mattia, 30 secondi! 30! Dai! 30 secondi, 30! Calmo! Sulle mani e gira! Bravissimo! Sulle mani e gira, sulle mani! Eccolo! Sulle mani e gira! Ma gira! Taglia! 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 The ISKA World Champion is... Oggi dedichiamo tutto io e tutto il Rini Clan la vittoria a Lorenzo Castagna, un fratello di combattimento di palestra di Lina, che ci ha lasciato sabato scorso in una vita di lunga vittoria. Lorenzo era una persona speciale, si dice sempre in questi casi non è la vera, quindi questo è tutto per Lorenzo. Ovviamente non posso non fare anche mandare un abbraccio virtuale anche a Yuri, che ci ha lasciato anche lui, purtroppo. Un applauso anche a lui. Non mi farà intendere come il tuo vicino, perché per fortuna non parliamo della stessa situazione, ma un abbraccio anche a Daniele Scardina.